Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vi parlo di questo bellissimo cofanetto della Midnight Factory che ricade sotto la loro collana Midnight Classics della saga della Mosca. Saga che a me mancava e prima dell'acquisto di questo cofanetto avevo visto solamente il remake dell'86 di Cronenberg e mi era piaciuto un casino, però comunque ero curioso di vedere la saga originale e il seguito di quello di Cronenberg. Il cofanetto come sempre è incredibile, neanche a dirlo, ma dopo ne parliamo per bene nel dettaglio. Vi mostro il design esterno, vi mostro cosa contengono i dischi, vi dico il mio parere sulla qualità audio video, vi listo i contenuti speciali e poi mi soffermo sui miei pareri film per film. Perciò basta parlare e via. Parto ovviamente con l'originale, l'esperimento del dottor K. La qualità video mi ha convinto molto, correggetemi perché forse potrei sbagliarmi, ma è attualmente il film più vecchio messo in commercio dalla Midnight, se non sbaglio, per ora. È sempre molto difficile restaurare un film d'epoca e il master è molto buono, con dei bellissimi colori e un aspetto molto naturale, con quella grana che in un film di quest'epoca non manca mai. L'audio è disponibile in italiano e in inglese di DTS:HD Master Audio 2.0. L'inglese gode di una maggiore pulizia, ma anche l'italiano si sente molto bene. Tra i contenuti speciali troviamo un commento audio con David Edison e David Del Valle, una bellissima, interessantissima biografia di Vincent Price, che in casa mia è un santo venerato e dovrebbe esserlo anche da tutti voi, grazie, uno speciale sulla realizzazione del film intitolato Acchiappa Mosche e infine un cinegiornale dell'anteprima all'epoca. La vendetta del Dottor K è stato girato in bianco e nero, cosa che onestamente mi ha fatto storcere il naso, ma poi ho letto che è stato realizzato con meno soldi e meno mezzi, quindi hanno dovuto sacrificare la cinepresa a colori. Un vero peccato, perché il primo aveva davvero un bellissimo aspetto con questi colori molto vivi. La qualità video del secondo è comunque molto buona, spesso anche molto sorprendente il livello di dettaglio. L'audio è disponibile in DTS:HD 2.0 anche qui e direi che i livelli siano gli stessi del precedente, forse l'italiano si sente un po' meglio perché si tratta di un doppiaggio un po' più recente e non quello degli anni 50, sempre che esista un doppiaggio originale o comunque si sente che è molto più recente dai dialoghi. Tra i contenuti speciali solo il trailer. La maledizione della mosca ha più o meno le stesse caratteristiche tecniche, presenta la qualità video più debole con qualche elemento di disturbo e istanti di mancata pulizia, con un ottimo livello del nero però e la grana fine che non manca mai e l'audio in DTS:HD 2.0. Extra niente di niente, neanche un trailer, forse il Blu-ray Midnight Classics più scarno ad oggi. Il remake, la mosca dell'86, ha una qualità video che non grida esattamente al miracolo, ma che comunque è conforme con l'aspetto morto, grigio, spento e cupo del film. Predomina questa cupezza generale, si vede molto bene, l'alta definizione giova sempre, come ho detto non è miracoloso, ma comunque l'audio è disponibile sia in inglese che in italiano in un DTS
SHD 5.1 ed è l'unico disco del cofanetto con un 5.1. È una gran bella traccia, è un film che vive di effetti sonori e anche la colonna sonora risuona magnificamente. Tra i contenuti speciali troviamo un commento audio dell'iconico regista del film, David Cronenberg, il museo di storia naturale di Brundle, un test degli effetti pratici, delle scene tagliate, delle scene estese, un press kit e del materiale pubblicitario tra trailer e spot. Anche la Mosca 2 viaggia su quei livelli, una qualità video che non grida al miracolo neanche questa, ma che comunque è più che efficiente. L'audio torna ad essere in 2.0, ma è una traccia molto dinamica e a cui non manca una certa robustezza, sia in italiano che in inglese. I contenuti speciali qui sono molti: un trailer, un teaser, un finale alternativo, una divertentissima scena tagliata, una masterclass del compositore delle musiche Christopher Young, un diario di produzione, un dietro le quinte, un confronto tra storyboard e scene finite, delle gallerie fotografiche e un commento audio del regista. Nel sesto Blu-ray sono presenti solo 3 extra, ma dalla durata molto importante. La paura della carne è un documentario sulla realizzazione del remake dell'86 e dura 102 minuti. Trasformazioni, invece, è un documentario retrospettivo sulla realizzazione della Mosca 2 e dura 48 minuti. The Fly Papers, invece, è un documentario sulla saga in generale e su tutti i 5 film, dura 57 minuti e si parla molto anche della realizzazione della Vendetta del Dottor K e della Maledizione della Mosca, che purtroppo hanno dei Blu-ray piuttosto scarni, ma almeno la loro assenza di extra viene leggermente compensata da questo documentario. Passando ai miei pareri sui film, a me L'Esperimento del Dottor K è piaciuto veramente tanto. È un film un po' naive, ma è parte del fascino del periodo. A livello tecnico è un prodotto molto interessante, con delle belle scenografie, una certa cura estetica e anche un gran bel cast. Vincent Price non è il protagonista, ma nel mio cuore spicca lui, ma anche la coppia di protagonisti è retta da due belle performance. Il film è molto coinvolgente e ha anche una bella morale, che a me in realtà piace sempre, perché comunque si parla dell'uomo che cerca sempre di mettersi in mezzo e di scoprire cose, di giocare a fare la divinità, di scombinare gli equilibri della natura, ma la natura avrà sempre la meglio, no? Qualche scena poi è d'impatto, anche emotivo. Un gran bel film, niente da dire. Non posso dire lo stesso della Vendetta del Dottor K. La salvezza di questo film è la presenza di Vincent Price, che grazie a Dio è tornato, ma nemmeno lui e la sua forte presenza scenica possono salvare un film che in realtà è un tale copia e incolla dell'originale. È un seguito pigro che non aggiunge tasselli, che non porta la narrazione da nessuna parte, si limita solo a ricreare la situazione già vista nel primo, ma in maniera molto più moscia e anche molto più dozzinale. Il budget diminuito si vede tutto e questo seguito fallisce e non lascia mezzo segno. Quando ho terminato la visione della Maledizione della Mosca ero tipo: che? Il film è spesso criticato perché è il primo della saga, nonostante il titolo, a non presentare la mosca. Presenta dei parenti dei personaggi dei due film originali, ma anche numerosissimi anacronismi e cose che non si incastrano a livello temporale, il che fa già capire la bellezza della sceneggiatura. E a tutti gli effetti un capitolo che, al contrario del 2, espande la narrazione, non fa un copia e incolla, quindi questo glielo posso concedere, ma è totalmente random e distante anni luce dal primo, e anche questo è bocciato. Il remake del 1986 diretto da Cronenberg è meraviglioso, uno di quei casi in cui il remake è più riuscito dell'originale. È un film molto inquietante e molto disgustoso, ma non si limita a mostrare cose crude e basta, aggiunge davvero un sacco di anima e un sacco di belle tematiche. Il film è molto profondo e ha dei personaggi caratterizzati davvero bene. Jeff Goldblum, che io adoro per Jurassic Park, e la doppiamente premio Oscar Gina Davis sono eccezionali e portano in vita questi due personaggi davvero stratificati e ben scritti, conducendo dunque questo remake della Mosca anche in territori piuttosto toccanti. Quello che succede a Seth, il personaggio di Jeff Goldblum, è a dir poco tragico e disgustosissimo, una lenta e dolorosa metamorfosi. Il suo personaggio scazza perché va a toccare delle regole della natura che non avrebbe dovuto toccare, ma è impossibile non provare davvero tantissima empatia per quello che gli succede. Da applausi gli effetti pratici e il trucco. Il film ha vinto l'Oscar al miglior trucco e, cioè, meritatissimo al 101%, un trucco che colpisce dritto dritto nello stomaco. Fantastica anche la regia di David Cronenberg, che qui filma molto probabilmente il suo film più famoso e meno di nicchia. In conclusione, però, è un bellissimo remake. La Mosca 2 è sempre stato fatto a pezzi. Io devo dirlo, a me non è dispiaciuto affatto. Non raggiunge il precedente neanche con un dito, e l'intelligenza e la profondità tematica di quello sono decisamente assenti, ma è un progetto divertente e di intrattenimento. A trainare il film non c'è più, e si vede, il regista David Cronenberg, ma Chris Ballas, che dirige per la prima volta un film e che per il primo vinse l'Oscar a miglior trucco, e come truccatore e creatore degli
degli effetti pratici, Valas è al suo picco. La Mosca 2 garantisce momenti da volta stomaco e cose realizzate con una cura impressionante. Come regista però è un po' meno ferrato, ma comunque il film si lascia totalmente seguire e ha un atto finale molto coinvolgente e avvincente nella sua ignoranza. Come ho detto nella mia recensione su Instagram ai tempi, è un po' una sciocca e scervellata parata di effetti pratici, ma mentirei nel dire che non mi abbia divertito. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing Horror Maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che in un video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e alla prossima, Horror Maniaci. Mi piacciono i film dell'orrore. Qual è il